Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di The Legend of Zelda Link's Awakening. Eravamo rimasti al tentativo di fare qualcosa su questa tomba dopo aver preso il rampino fondamentale. A questo punto io direi di rifarci un attimo un giretto, perché con il rampino noi possiamo accedere a zone che prima ci erano totalmente impossibili da raggiungere. Quindi vari tesori, scrigni, eccone qui ad esempio uno. Mettiamo il rampino e ci prendiamo un bel 50 rupie. Andiamo di qua, spingiamo e frammentino di cuore per noi. Un bel frammento di cuore. Allora, fatto questo, sarà facile e veloce comunque ripercorrere un po' la strada. E soprattutto, cosa fondamentale, dobbiamo andare al tempio. Tempio, così ci fu detto. Dal nostro strumento, dall'ultimo strumento che abbiamo trovato. Quindi, bando alle pance e andiamo prima di qua, perché non ricordo se ho preso un paio di conchigliette che sono qui da qualche parte. Qui sotto, tipo. Cuori non ce ne servono, ma ce li prendiamo lo stesso. Sgranocchiamo questa mela. E se non mi sbaglio, una conchiglietta dovrebbe essere da queste parti. Mi sbaglio? Vediamo. Eccola. Non penso ce ne siano altre. Non penso. Quindi ripartiamo e andiamo sopra. Non ricordo effettivamente quante ne abbiamo di conchiglie. 21, veramente poche. Veramente poche. Sarà una puntata, un sacco di esplorazione e diciamo ci direzioneremo verso il prossimo obiettivo. E salendo prima di qua, la conchiglia, la pesca, mi pare che l'abbiamo presa in uno dei primissimi episodi. Credo proprio di sì. Quindi pesca abbiamo fatto. E invece dobbiamo andare a nord. A north. Per di qua. Perché mi ricordo che qui c'è una grotta dove ha tirato la contro il masso. Benissimo. Qui da questa parte c'era qualcosa che si poteva fare. Non è qui. Non è qui. Di qua. No. No. Cosa mi ruba? Niente, non mi ha rubato niente. A volte ti ruba tipo lo scudo, cose così. Qui abbiamo già preso, mi pare. Perfetto. Intanto sentiamoci con il nostro calo Urrira, vediamo cosa ci dice. Drin drin, pronto, sono Urrira. Sei già stato al Tempio della Maschera? Si trova a nord del villaggio degli animali. È in rovina, ma secondo me ne vale la pena farci una gita. Bene, allora ci sentiamo. Click. Quindi ci dice che è a nord del villaggio degli animali. Nord del villaggio degli animali. Noi andiamo di qua. Perché adesso qua... Oh! Bellissimo. Bellissimo, perché
prima si non potevano essere fatti fuori questi fiori, mentre adesso sì, ci aprono più facilmente la strada. Lì ci siamo già stati, quindi senza indugi lanciamo un masso a sto porcellone qui a nord del villaggio di animali, villaggio di animali che noi sappiamo essere qui circa, eccolo, e a nord, quindi dobbiamo andare qua. Adesso sappiamo nuotare, quindi ci incamminiamo, abbiamo anche il rampino per poter superare quest'altra zona e non saliamo ancora sulle montagne, non ci saliamo ancora, aspettiamo, esploreremo quella zona interamente dopo e facciamo così, buttiamo giù questi tiziacci, carichiamo questo affare qui, monopolo, e andiamo di qua, andiamo per di qua e qui c'è il fiume, si può fare quel giochino, quindi rampiniamo, lì ci sono delle scale, scendiamo. Ok, e qui come possiamo vedere non possiamo fare un bel nulla, quindi ci fa capire che bene o male dobbiamo entrare da un'altra parte. Qui una conchiglia, per esempio, per farti un giro sono 100 rupie, non le abbiamo nemmeno, quindi per il momento non facciamo nulla. E qui infatti ci sono cosette da prendere, ci sono cosette da prendere, ma ci torneremo più avanti, non ci sono problemi. Torniamo di qua, torniamo di qua e a questo punto andiamo diretti a nord del villaggio degli animali. E quindi ovviamente useremo il nostro teleport, col pesciolino, la canzoncina che abbiamo imparato poco fa, e ci teletrasportiamo al villaggio degli animali. Tutto intanto il verde che mi si proietta mi fa sparire, ragazzi, ma ci si può fare niente purtroppo. Allora, eccoci qua, dobbiamo andare come detto a nord, ma noi prima entriamo, facciamo un attimo il giro, perché mi ricordo che qui sotto non era qui, era di qua, perché in quella grotta c'era qualcosa che non potevamo ancora prendere e quindi ce l'andiamo a prendere adesso. Grazie alla carica faremo anche più in fretta. Entriamo qua, se ben ricordo, esattamente. Allora, boomerang. Facciamo così. Boomerang è proprio una bella arma, non c'è che dire. Come vedete, praticamente è un'arma a distanza micidiale anche il ritorno. Oltre al fatto che, a differenza dell'arco, può essere sparata praticamente quante volte si vuole. Stavo scivolando. Benissimo. Allora, vedete, riesco a far fuori persino quei cosi lì che altrimenti non possono essere fatti fuori. Ah, dobbiamo andare di là. Oh, stavo scivolando. Facciamo così. Dobbiamo buttare una bomba, se vogliamo prenderci questo frammento. Distruggere quel pezzo di roccia. Tornare
da quest'altra parte. E in totale scioltezza mettere il nostro rampino e andarci a prendere il pezzo di cuore. Qua. Okay. A questo punto dovrebbe darci un portacuore. Vediamo. Se siamo giusti, esatto, il portacuore è arrivato. E... sì, ci dicono così che possiamo uscire. Molto interessante. Qui poco visibile, ma c'è. L'uscita c'è. Non siamo rimasti intrappolati e obbligati a utilizzare il nostro amato teletrasporto. Allora, facciamo così, ce ne possiamo tranquillamente andare da dove siamo venuti. Eccoci qua. Allora, ora sì che possiamo andare a nord. Vediamo un attimino. Non ci sono assolutamente passaggi per di là, mentre dobbiamo andare qui e fare questo giro che prima non ci era dato fare perché non avevamo le pinne, quindi non potevamo passare sull'acqua, attraversare l'acqua e esplorare quella zona, mentre adesso sì. Quindi senza indugi e senza problemi ce ne andiamo per di qua. Frenati. Andatevene. Benissimo. Allora, solleviamo, lanciamo di qua. Oh, guarda, la sarei schivata. Non riesco a non fare a meno di far fuori quei tizi con gli occhi, il monocolo, perché cioè è troppo invitante. Allora, tiriamo, lanciamo, spacchiamo, attraversiamo intanto qui con il nostro amato boomerang. Riusciamo. Oh, ma la bomba me l'ha tirata lo stesso, è infamissimo. Facciamo così e innanzitutto andiamo a vedere qui. Vedere qui e sotto la cascata non c'è nulla, mi pare. Qui dove riusciamo esattamente alla zattera che prima non avevamo 100 rupie per fare. Però poi le avremo e torneremo lì. Qua possiamo, come vedete, c'è il passaggio per prendere quel frammento di cuore, però poi dovremmo risalire dall'altra parte. Purtroppo non possiamo tornare indietro e quindi per forza di cose dobbiamo risalire qua per un frammento di cuore, ragazzi. Va fatto. Va fatto e dai. Mi ha rubato lo scudo. Ma non avevi uno scudo fino a poco tempo fa? Quella cosa se l'è mangiato. Riacco di nuovo il nostro scudo. Benissimo. Andiamo di qua. Vi ho bloccato. Qui invece possiamo buttarci e spero risalire. Oh, speriamo. Lo speriamo perché qui si passa. Quindi sì, è l'unico modo. Passare da qui. Farsi una bella nuotata. Tanto come vedete lì nel percorso zattera ci sono un sacco di belli oggettini da prendere. Per il momento li ignoriamo e ce ne andiamo di qua. Ce ne andiamo di qua. La grotta lì l'abbiamo fatta. Quindi facciamo così.
con il boomerang. Intanto con il rampino non va, mentre con il boomerang neanche. Ah, invece due colpi va. Andiamo qui sotto. Di ritorno? No. Vabbè. Facciamo così. E rampiniamo. Rampiniamo lì e si va. Questo passaggio sottomarino. Ed eccoci qui. Abbiamo già preso la chiave? Mi pare di sì. Eccola qui. E esce fuori il nostro tempio. Esce fuori il nostro tempio che andremo ad affrontare. Labirinti sempre più complessi, sempre più difficili. Questo in particolare mi pare sia quello, il tempio della maschera. È quello, ci dovrebbe dare il super braccialetto, se non sbaglio. Può darsi, può darsi. È un tempio abbastanza complicatino, se non ricordo male. Dobbiamo schivare queste mattonelle. Ok. Solo per poter passare questo. Non ci dà un bel niente, quindi andiamo sopra. È troppo pesante. Qui dobbiamo sollevare uno di questi. Infatti questo è il tempio dove prenderemo un super braccialetto che ci permette di sollevare anche gli oggetti più pesanti come questi per aprire quella porta. Ma adesso non ce l'abbiamo ancora, quindi andiamo di qua. Saltiamo la situazione e per forza di cose verso sinistra dobbiamo andare. Qui è molto utile il nostro boomerang, ad esempio, perché escono questi maghetti. Ok, mi sono fatto coppare. Oh, di nuovo. Facciamo così. La spada non gli fa assolutamente nulla. Quindi ci vuole o l'arco o il boomerang. Col boomerang ovviamente si risparmiano, si risparmiano proiettili, munizioni. Ci prendiamo un bel 50 rupie. Non possiamo proseguire oltre perché non possiamo sollevare l'elefante, quindi dobbiamo seguire il nostro percorso obbligato facendo così e così. Oh, una fatina, ottimo. Ci riprendiamo quello che non avevamo. E qui ora la situazione è tutta da capire, da studiare, in quanto c'è un pulsante qui che solleviamo. Ora non ci serve, ma ci viene dato ugualmente. Allora, lì è aperto ed è chiuso, quindi dobbiamo premere l'interruttore. Lì ci sono i pezzi di scacchi, qui non abbiamo il becco e quindi per forza di cose dobbiamo andare a premere l'interruttore e scendere sotto. Abbiamo l'interruttore di qua. Ok. No. Ora possiamo fare così. Abbiamo fregato ugualmente. E andiamo. Andiamo. Uno, due. Uno, due. E qui
Ok. Scrignetto. Scrignetto. Mappa. Ottimo la mappa. Ottima. Allora, possiamo vedere che qui dobbiamo andare sopra, che non abbiamo ancora esplorato. Come vedete è molto molto grande. È molto grande. E qui... sì, ok. Abbiamo la ghianda, ci fa piacere. Riusciamo ad aprire lì. Il cuore non ci serve. E... qui non resta altro che vagare. Fin quando non c'è qualcosa che ci sblocca, insomma, che possiamo fare. Che il labirinto è complicato. Io l'ho fatto una volta sola, quindi non lo so a memoria. Andiamo a vagare un po' e capire dove diamine andare. Intanto adesso abbiamo la possibilità anche di vedere. Quindi qui va premuto l'interruttore per poter accedere a quell'area. E noi lo premiamo. Oh, fermata un passo. La solita fortuna. Fortuna sfacciata. Andiamo sopra. E... 2, 3. Perfetto. E scende la prima chiave. Prima chiave del labirinto. Ce la andiamo a prendere. E iniziamo a poter entrare in posti che prima c'erano un pochettino più inaccessibili. Allora, subito questo scrigno è in alto. Vediamo un attimino che cosa ostacolava il passaggio. Niente, per lo più. Ah, qui sopra non possiamo adesso andare perché è chiuso. Mentre non possiamo sollevare ancora il i megavasi, mentre possiamo qui prendere il becco. Ci può dare qualche consiglio? Becco in pietra, vabbè. Niente di così allucinante, insomma. Adesso possiamo andare avendo una chiave qui. Dove prima, all'inizio, non ci faceva andare. Quindi ho sbagliato. Facciamo così. Perfetto. Andiamo di qua. No. Dobbiamo provare con... non mi va di rifare tutto il giro? No. Proviamo così. Ok, è andata. Troviamo il primo. Ma perché? Vabbè, non sprechiamola. Andiamo di qua. Adesso è aperto. Rimettiamo il boomerang. Ok, e scendiamo sotto. Sì, scendiamo sotto. Oh, chissà, è troppo pesante, non si mica così forte. Quindi scendiamo. Aia. E riandiamo dove prima non ci faceva, non potevamo passare. Saltiamo il tutto. Qui abbiamo già risolto. E andiamo su. Chiavetta presa. Bombina. Bombina qui. Hop. Bombetta. Proprio. Non era per niente, diciamo, segretata questa cosa. Allora. No. Dobbiamo rubargli la palla. Ok.
Non bisogna fargliela proprio prendere. Bisogna essere più rapidi, veloci e incisivi di lui. Due già ce li abbiamo nei barattoli, quindi prendiamo senza indugi. E qui, qui non possiamo far nulla. Proseguiamo. Oh oh oh, come vedete è una specie di passaggio segreto, fine a se stesso, che non ci porta per lo più a nulla, quindi. Perché qui si possono spingere, non si possono sollevare. E qui torniamo punto e a capo. Quindi, fatta questa cosa, poteva risultare anche abbastanza inutile, rimane che lì non si può andare. Dobbiamo prendere, è evidente, questo scrigno qui. Quindi proviamoci. Ah, però questo scrigno qui si deve prendere per forza di là, ma di là c'è il vaso. Allora, andiamo di qua intanto. Andiamo per di qua. Non possiamo sollevare. Proviamo a salire queste scale. Proviamo a salire questa scalinata qui. E vediamo un po' se ci dice bene. Ci dirà bene? Lo scopriremo subito. Ah, il becco. Infrangi i muri per entrare negli occhi della mappa. Infrangi i muri. Ci dice. Qui non vedo ben poco da infrangere. Quindi. Che cosa non ci permette di andare? Ecco una bomba qui. Intanto una bomba qui, a far caso i muri. Polverine magiche. Proviamo a mangiare, che non ci porta a un ben amato nulla, però sconfiggendo i nemici si apre una scalinata fondamentale, quindi andiamo. Scale. Allora, segniamo questa cosa, infatti, di segnare le scale dove riescono, perché altrimenti poi non ci si capisce un piffero. Questo è proprio ineliminabile. Aia, sapevo che mi doveva beccare prima o poi. Era troppo ingombrante. Oh, maledizione. Maledizione. Dobbiamo trovare un cristallo. Dobbiamo trovare un cristallo. Intanto qua segniamo la puntina quadrato, che le scale riescono qui. Brutta storia. Troppo questo labirinto è caratterizzato proprio da, ma poi anche quell'altro sempre di più, da questo meccanismo di cristalli, sali e scendi, che praticamente ti rende la vita un inferno. Facciamo così. La via ormai è aperta, quindi ci torniamo senza veramente troppi problemi. Ci manca solo un mezzo cuoricino. Vabbè, dai, dimmelo prima che ce l'hai con me. Va avanti e dietro. Li elimino per principio, proprio. Per principio, non perché mi aprono la porta. Allora,
Ecco qua ragazzi, lo troviamo qui dal blocco, si capisce che è il super braccialetto, bracciale potente. Adesso possiamo levare un elefante. E grazie a questo braccialetto abbiamo la possibilità, intanto prendiamo anche una fatina, di accedere lì dove prima ci era negato accedere. Perfetto, quindi questa zona è risolta, non ci dobbiamo più andare. E qui ci diceva che ci vuole un vaso per aprirla, e l'apriamo. Prendiamo anche questo, un bel 100 rupie, schifo non ci fanno. Prendiamo questo elefante, lo sbattiamo da questa parte e possiamo, ok, riscendere qui abbastanza ininfluente. Siamo all'inizio. E la porta che dovevamo andare a aprire e che prima non potevamo aprire era questa qui. Qua, quindi rifacciamo il percorso. Facciamo tutta la strada. Non ricordo se ho fatto adesso bene ad attivare questo arancione. Sarà solo il destino che ce lo dirà. Anche perché un altro sta lì, quindi... infatti ho fatto male ragazzi, cioè ci azzeccassi una volta. Riandiamo su. Ma basta, cioè apparite di continuo, basta. Intanto apriamo là, vabbè, vediamo un attimino. Ah, qui è solo per tornare indietro. Ok, dobbiamo piazzare uno, quarta mattonella, due. Ora l'arancione è qui, però il fatto che lì il passaggio ci permetta di scendere là vuol dire che in qualche modo è qui una conchiglia così buttata lì nel percorso delle rapide. Va bene, allora adesso quello che dobbiamo fare è andare da quest'altra parte. Come si va lì? Quello a cui dobbiamo far caso sempre comunque è la posizione, perché qui sotto c'è una scala che ci arriva. Per ora noi di scale non ne vediamo. Qui si può alzare qualcosa, un beneamato no. Quindi e qua no. Dobbiamo provare ad andare sotto. Qui c'è una scala, quindi qui dobbiamo andare. Scala che ovviamente si deve percorrere di là, e dobbiamo riuscire ad accedere più o meno qui. C'è qualche muro che va rotto per forza, quindi quello che io non vorrei è che mi sono saltato non vorrei essermi saltato così. Mettiamo la bombette.
altre si infrangono. Qui per lo più abbiamo fatto tutto. Andiamo un attimo in quel teletrasporto lì, all'inizio. Perché non vorrei, bisogna tenere d'occhio proprio i muri, in quanto qui è una questione di bombette sui muri. Quindi bisogna prestare attenzione. Ah, mettiamo un attimo il boomerang qui. Ecco, appunto. Insegniamo intanto questa scala con una puntina, triangolo. Ok, facile facile. Allora, risegniamo puntina triangolo qui. No. Ok. Ah, perfetto. Sappiamo che va qui. Ora le mattonelle che però diventano buchi. Bisogna un po' saltare al ritmo per non cascare nei buchi. Ok. Eccola lì, la nostra amata chiave che ci serve subito per accedere qui. Ecco qua. Ci siamo. No, non ti lascio andare proprio. Ho una fatina. Vieni qua, il boomerang ce la riporta. Apriamo con questo elefante qua. E perfetto. Come avrete capito, è la mossa del cavallo degli scacchi. Ovviamente, però dobbiamo allora, fare così di qua e così di qua. Perfetto. Una scala che noi andremo a marchiare con il simbolino cerchio. Ottimo. Ci hanno provato a schiacciarci, ma non gli è andata bene. Come li affronti, conigli? Non di certo con armi ordinarie. Arco? No. Bombe. Il coniglio vuole la bomba. E la bomba gli daremo. Sì, ma in un altro modo perché dobbiamo fare così. Oh, tutte e tre con una sola bomba, ragazzi. Il best trick di oggi. Best trick di oggi. Rimettiamo qui questo, questo. E dove andiamo? Andiamo. Possiamo andare sia su che giù. Io direi prima su. Prima su. Facciamo passare questo. Grazie al nostro boomerang. Cioè, vedete comunque l'importanza del boomerang. È letale perché, cioè, ti facilita un sacco la raccolta di oggetti, il proseguire in questi labirinti allora, con tutti questi cosi di fuoco. Facciamo così. No. Allora, aspettate che qui mettiamo così. Così. Ok, salta storto. Allora, che vuole che lo faccio dall'altra mattonella? 300 rupie, sei euforico. Beh, era logico che devo buttare via sto coso qui.
e vuole che sia fatto da di qua. Ci riapre la porta. Quindi in qualche modo ci obbliga a cambiare il colore. Prendiamoci ste bombe. Ce le prendiamo perché una ricarichina ci vuole. E su ci siamo andati. Dobbiamo andare giù. Ecco qui. Ecco perché c'era la ricarichina di bombe. Questi odiosi. No. Allora dammi. Non la butta via. Ok, l'ho buttata via lo stesso. Dai, dai, mangiala. Dai, uno dei due se la mangerà. Ok. Vai avanti. Mangia. Ottimo, non l'abbiamo sprecata sto giro. Uno. Come no. E vai, Achof. Achof. Di qua la fatina non ci serve. Qui si torna solo indietro. Non importa. Entri di qua. Si va avanti. Si va avanti. Serve una chiave. Noi questa chiave non ce l'abbiamo. Dobbiamo scendere necessariamente sotto. Quando ci troviamo... intanto qui ho dimenticato di segnare il cerchietto. Quando ci troviamo... Ok. Allora. Mettiamo questo. Qui ci sono scrigni. E ci prendiamo la chiave. Bisogna rifare tutto il percorso all'indietro, perché da qui non si può risalire. Intanto con il nostro boomerang, senza indugi, proseguiamo qui. Prendiamo frecce e bombe come se non ci fosse un domani e riscendiamo. Ok. Uno. Due. Prese di ritorno. E tre. Ora. Qui conviene andare sotto. Conviene andare sotto. Non mi lascia 5 rupie. No. Andare sotto per prenderci. Oh. Allora, vediamo intanto cosa ci dice. Salta sui cristalli che ti ostacolano il cammino. Perché infatti qui si scende. Passa di qua. Saltiamo questa lama che è infamissima. Non l'avevo vista. E prendiamo. Hai trovato della pomata segreta, te la spalmi addosso e aspetti che faccia effetto. Va bene. Allora, fatto questo, si torna indietro. Si torna indietro e dobbiamo rifare tutto quanto il giro. Giro che si fa. Vedete l'importanza di mettere i simbolini, perché da qui abbiamo visto che dal triangolo si arriva al cerchio e si torna indietro, quindi praticamente ci evita di perderci brutalmente in questo labirinto. Passiamo su, andiamo di qua e andiamo triangolo. Levita proprio il nostro Link. Poi sopra. I cuoricini sono belli vigorosi lì tutti quanti. Quindi non ci importa. Andiamo avanti. Scendiamo qua. Come già visto.
in men che non si dica, ci ritroviamo esattamente, vediamo un po' sotto, dobbiamo andare di qua. Allora, eccoci nel minimo tempo disponibile di nuovo qua, ma questa volta, a differenza di prima, abbiamo la chiave che ci permette di andare avanti. E qui tutti questi vasi, c'è un passaggio, cosa c'è? Forse un bel nulla, però io li rompo tutti lo stesso. E c'è uno scrigno con la chiave del boss a questo punto. Ma, what? Vediamo. Lo scrigno nel bel mezzo delle giare ha bisogno di un bello scossone. Ho rotto come un idiota tutte quante. No, vi prego, non me lo dite. Non me lo dite, vi prego. Non me lo dite, vi prego. OMG. Non me lo dite, vi prego. Allora facciamo una cosa. Salva. Lo freghiamo noi. Carica. Così. Perché qui? Perché qui? Ma sta scherzando? Va bene, grazie alla nostra carina. Ce la caviamo iper facilmente. Torno all'entrata. Con il teletrasporto andremo al volo lì dove siamo. Ho visto che è tutto quanto ok, ma non ho capito per quale oscura ragione non mi ha fatto ripartire dall'esatto punto in cui stavo. Chissà, vabbè. Chissà. Andiamo su. Boomerang è di qua. In qualche modo ci stavo sperando. Siamo nelle scale, proprio ci saltiamo diretti. A posto. Ma ci sono cavata come un idiota. Ho rotto tutti quanti gli vasi quando proprio quello aveva bisogno di essere colpito prima da un vaso. Cioè, allucinante proprio. Ci hanno messi così tanti proprio perché uno magari arriva. Poi era azzurra prima? Non ricordo. Comunque, la chiave del boss a noi. Adesso per aprire la porta della tana del guardiano. Adesso. Muri da rompere qui non ce ne sono. Quello che dobbiamo fare è andare qui sotto. Ora. Scrigni da aprire non ce ne sono più. Quindi dobbiamo, per fare in fretta, teletrasportarci all'ingresso, prendere il teletrasporto, tornare all'entrata, teletrasporto proprio al centro deve stare, perché sennò non va. Andiamo sopra. Allora, triangolo, perfetto. E giù. Com'è?
com'è che si faceva adesso questo? Ah, non si faceva, devo solo far fuori tutti quanti le gelatine che escono. Poi così. Senza problemi. Mettiamo la polverina anche di qua. Ah no, non serviva proprio a nulla sta cosa. Va bene. E andiamo a battere il boss. Com'era questo? Non scoprirai che il mio punto debole è... Ops, quando imparerò a tenere la bocca chiusa. Faccia a terra. Il punto debole? Non me lo ricordo. Vuoi tirargli addosso un vaso? Scrivo tutte queste mattonelle che... Lancia pure i vasi. Non è questo. Ma no, non può essere di certo. Non può essere di certo la bomba. Com'è che era? Ah sì, invece la bomba. Vai. Faccio colpire ogni santa volta. Bene, anche per me se mi appare sotto al naso. Stavolta ce l'ho fatta. E dai, quante bombe ci voglio. Ok. Oh no, apri bene le orecchie, se il pesce vento si sveglia, qua sparisce tutto, e intendo tutto tutto, anche la gente dell'isola, capito? Ma se non esiste, mia cara faccia a terra, c'è poco da non svegliare il pesce vento. Hai ottenuto un portacuore, il tuo numero massimo di cuore aumenta e la tua energia vitale viene ripristinata. Ed ecco qua il triangolo. Hai ottenuto il triangolo dei coralli. E anche oggi abbiamo fatto un bel pezzo di avventura. Un bel pezzo di avventura. Stanno distruggendo qualcosa sotto casa. Le montagne, qualcosa ti chiama dalle montagne. È arrivato il momento, ragazzi. E arriva anche il nostro gufo. Vediamo cosa ha da dirci. Come hai potuto... Però non ci hanno scritto questo giro, eh? Questa non mi piace come cosa. Come hai potuto notare, i mostri temono il risveglio del pesce vento. In realtà, essi temono di perdere il loro potere. Il loro intento è quello di conquistare tutta l'isola e schiacciare comunque chiunque si opponga al loro dominio. Ed è solo questione di tempo, prima o poi ci riusciranno. Presto, recati alla torre della montagna, spiega le tue ali e vola lassù come un uccello. Però ce l'hanno messo alla fine, è fondamentale. La mia frase preferita di tutto il gioco. Con il nostro gufo che se ne va e... dice che dobbiamo... Vedete, riesco a fare i front flip però all'indietro. Vedete? C'è in avanti ma va all'indietro. Grande. A quanto pare dobbiamo andare a prendere... le prossime cose saranno un uccello per volare e uno scudo che respinge
i raggi che probabilmente avrei già potuto prendere se non sbaglio, o forse mi sbaglio, probabilmente sì. In ogni caso, tutto questo lo andremo a vedere nel prossimo episodio. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace, un commento, fammi sapere cosa ne pensi. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.